Questo numero è un po' speciale della nostra trasmissione. La verità nel piatto. Perché è dedicato al mondo. Della pizza. Delle pizze in genere, esattamente, perché poi ormai i pizzaioli sono avanzatissimi, sono dei veri e propri gourmet, perché non solo devono sapere trattare la pizza, lievitazione e quant'altro, ma anche tutti gli ingredienti che ci vanno da sopra, ovviamente. Sì. Però poi, come al solito, c'è sempre anche qualche racconto nella nostra puntata che parla di che cosa? Di gastronomia, poi parla di vini, esatto. Bene, poi parla di quali itinerari? Del gusto, naturalmente. Perfetto. Gli itinerari del gusto, che sono sempre un po' speciali in varie zone d'Italia, in modo particolare talvolta in quelle del centro-sud. E poi finiamo, iniziamo con quale rubrica che a te piace in modo particolare? Nuvole fritte. Nuvole fritte, perché la nuvola fritta è come un vero sogno. E quindi? È vero. Evviva. Evviva a voi. Ecco la prima parte della puntata maggiormente dedicata al ristorante pizzeria Il Semaforo in piena Sila, bellissima zona, della famiglia Scalzo, ad iniziare dal giovane figlio Antonio, che è un brillante cuoco, nonché pizzaiolo valente della scuola Api di Rende, che coordina un po' il tutto, però naturalmente in maniera importante insieme a suo papà, così chiamato Sasà, alla mamma Antonietta e dai due fratelli Alberto in sala e Valerio in panineria birreria, con la supervisione affettuosa di nonna Ida. È di iniziare da una pizzeria dove l'impasto esclusivo ad alta digeribilità è veramente l'anima di pizze d'ogni genere, con una maturazione di circa 96 ore, pizze fragranti, leggere, dunque ad altissima digeribilità, con tecniche ed attrezzature professionali progettate appositamente per questo scopo, oltre ovviamente all'utilizzo di ingredienti di alta qualità. Ma oltre alla famosa pizza al metro, puoi assaggiare anche specialità della cucina tradizionale silana, calabrese ovviamente, a base di prodotti di stagione selezionati, dalla cacciagione a funghi, porcini e quant'altro. A tutto questo poi si aggiungono la rosticceria e friggitoria, dove ci si può fermare a qualsiasi ora, come anche nella vicina panetteria, per uno, panineria anzi, per uno spuntino veloce dopo una passeggiata nel bosco, con un panino farcito con salumi e formaggi silani o d'altro che si ordina in presa diretta, e con panini preparati con un impasto ad alta digeribilità ed infornati un attimo prima di essere serviti e gustati insieme ad una delle tantissime birre selezionate dallo staff, oppure scegliendo nel banco di salumi, formaggi e altre bontà. Ma quello che colpisce soprattutto è anche la gentilezza estrema e continua di tutto il personale, insieme alla possibilità di trovarvi rifugio a qualsiasi ora e sempre con prelibatezze di ogni genere, e molto presto anche con servizi di maggiore accoglienza per cicloamatori o durante gli inverni innevati della bellissima Sila. Evviva!
cosa ci abbiamo messo qui? E qui abbiamo un gusto con le rape e salsiccia, sì. Uno con la crema di zucca e pancetta e l'altro con il patatacchiotto. Quindi è una pala, mista, con quattro gusti, giusto? Poi ci sono anche degli ingredienti che vanno in uscita. Naturalmente. Abbiamo una mezza pala o stai preparando una pala intera in maniera divisa? Questa è una mezza pala. È una mezza pala, vabbè, l'avevamo immaginata. Una mezza pala con tre gusti. Massimo tre gusti su questa qui. Abbiamo una dimensione di 50x35. Ah, giusto. Poi abbiamo la media che è 75x35 e poi abbiamo la grande che è di 1 m x 50 cm. Sempre tutta la lievitazione di cui raccontavamo prima. Sì, Antonio, sì. Una lunga lievitazione. Maturazione e lievitazione. Esatto. Quanto tempo la facciamo stare la pala dentro? Nel forno? Al secondo ci ricordiamo pure della temperatura, come cucina il forno, certo. se il forno è un pochettino forte. In quel caso normalmente cosa facciamo? Quella che abbiamo messo? Cioè? Quella che abbiamo messo quanto tempo la facciamo stare? 10 minuti più o meno, però non è che ci ricordiamo, cioè minuti, certo. Più dipende. Alla cottura. Ah, chiarissimo. Anche alla vista? Sì, alla vista. Bellissimo, da dove vieni? Io sono marocchino. Bellissimo. Quello che va ascoltato è cosiddetto sound, sì. Ovvero quando si taglia, sì. Se la pizza è croccante, vuol dire che è cotta perfettamente, l'impasto. Il taglio è magnifico. Quindi stiamo a vedere adesso. Perfetto. La cottura giusta, chiusura giusta, contenuto giusto. Queste qua sono porcini, mazzi di tamburo, galletti e rositi. Allora, qui che cosa abbiamo? Per friggere ci stavi raccontando, Anto? Abbiamo l'olio che abbiamo selezionato con la scuola di Cosenza. Ad alto contenuto OE. Esatto, benissimo. I fritti vengono fatti con quest'olio, mentre i primi vengono preparati con olio d'oliva extravergine. Extravergine, certo, un altro Piriola. Tipo. Sempre della zona, ricordiamoci. Sì. E qua siamo nella provincia di Catanzaro, ai confini, però da ricordiamo. A 5 km inizia la provincia di Cosenza. Esatto. E a 9 quella di Crotone. Bellissimo, è un miracolo, un triangolo miracoloso. Vabbè, ma intanto i nomi di battesimo. Qua abbiamo il nome? Michela. Michela. Qua abbiamo le carni, prima il nome? Antonietta. Antonietta. L'altra signora? Maria. Maria. Giù in fondo? Liliana.
Qua abbiamo i nostri porcini trifolati, poi abbattuti e quindi poi cucinati in maniera tale che non ci sia assolutamente il pur minimo dei problemi. Proprio per dare la leggerezza al prodotto finale. Questa misura è la pizza piccola per due persone. Noi facciamo solo pizza alla pala, non facciamo altro. E quindi abbiamo tre misure, che è la piccola come questa, la media e quella grande che è un metro in vertica. Questo è mezzo metro. In questo caso facciamo un gusto che è porcini silani con patate a fette silane, crema di zucca, pancetta e prosciutto affumicata, la famosa primavera. Usiamo la pancetta, ovviamente, della Rosolina di Calabria. Tempo per la pancetta calabrese. Dunque, in queste nuvole fritte raccontiamo che con il mese di giugno, da Sua Maestà la Pizza a Napoli, sempre in quella splendida via Manzoni, oltre ai giovedì con musica dal vivo del maestro Mimmo Vitali alla chitarra, ci sono naturalmente le pizze parlanti di Vincenzo Varlese con i suoi ben 11 tipi di impasto di grande leggerezza e digeribilità, ma c'è anche una novità, il banco delle eccellenze di Sua Maestà, per degustare, vale a dire, taglieri con prodotti di vera ed altissima qualità, accompagnati naturalmente dalle scelte eseguite dal maestro Varlese, insieme a panini speciali, vari impasti e confetture preparate direttamente dal maestro.
a iniziare da uno squisito prosciutto di Parma, tre coroni, salami e capicollo di maialino nero, il famoso impasto detto anche pezzentella, la pancetta piacentina DOP, il capicollo di Martina Franca con la vera mortadella classica, entrambi presidio Slow Food, poi la culotta langhirana, specca artigianale, l'anduia famosa calabrese di Spilinga e tra i formaggi un autentico provolone del Monaco, una bufala affinata al glera che è il famoso vitigno base del prosecco di OCG, la ricotta affumicata e stagionata di Agriconsiglio, i formaggi di Fossa, caciocavallo podolico, castelformaggio medievale al latte crudo, pecorino sardo, anche questo presidio Slow Food insieme ad un formaggio francese di montagna dell'Alta Savoia e poi tutto con le olive infornate di Ferrandina, quelle gustosissime nere di Gaeta, quelle taggiasche liguri denocciolate, peperone e fragola in aceto e mostarde bio di pomodoro o cipolle, insieme a morbidissime creme di pistacchio con selezione di birre artigianali, vini di grande livello ed a costi naturalmente sempre e decisamente convenienti. Evviva!